Infatti, se noi facciamo un pochettino di conti, vediamo, avendo appunto questi elementi già noti a priori, quindi supponendo già di conoscere com'è il sistema astrometrico di Sirio, sappiamo che il baricentro sarà dato dalla massa della stella B, quindi della nana bianca, fratto la somma delle due masse, quindi di Sirio A più Sirio B. Se noi facciamo questo rapporto mettendo i valori che abbiamo mostrato poco fa, vediamo che questo baricentro corrisponde a 0,32 volte il Rho, vale a dire a 0,32 volte la separazione angolare esistente tra le due stelle. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che il centro di gravità del sistema dista dal centro geometrico della stella A del 32% di tutta la separazione angolare. Il fotocentro, che è basato sulla luminosità delle stelle, che sarebbe il centro geometrico della luminosità delle stelle, è data dal rapporto della luminosità di Sirio B fratto la somma della luminosità di Sirio A più Sirio B. Questi li possiamo mettere appunto in rapporto l'uno con l'altro, anche se non prendiamo in considerazione le luminosità reali delle singole stelle, ma basta sapere il rapporto per ottenere il valore del fotocentro, chiamato beta, che sarebbe questa quantità. Ebbene, questa quantità, guardate, facendo un pochettino di conti, quindi mettendo LB, che sarebbe 1 fratto 8200, diviso LA 1 più 1 fratto 8200, otteniamo praticamente questo numerino qua, che rappresenta 0,00012, quindi 12 centomillesimi della separazione angolare esistente tra le due stelle. Quindi praticamente possiamo dire che il fotocentro del sistema è quasi coincidente con il centro geometrico della stella A. A questo punto, che cosa possiamo dire? Che dall'analisi del moto sinusoidale di questa stella, noi riusciamo a capire subito, in maniera diciamo provvisoria, sia a quanto possa ammontare il periodo di rivoluzione di Sirio B intorno a Sirio A, o comunque di tutte e due le stelle attorno al comune centro di gravità, ma anche determinare in linea approssimativa il moto proprio caratteristico di tutto il sistema. Perché se noi andiamo ad analizzare questa curva, ovviamente la distanza tra questi due punti, queste due creste che si vedono in questa figura, ci darà praticamente il periodo. E qui, proprio dati alla mano, si è visto che nel 1793 Sirio B, anzi Sirio A, rispetto al baricentro del sistema che si muove di moto rettilineo uniforme, si trova in questa posizione. 50 anni dopo, esatti, nel 1843, Sirio A si trova in una posizione analoga. Quindi, con calcoli molto elementari, si può desumere appunto il periodo di rivoluzione di tutto il sistema. Di conseguenza, sapendo anche quanto spazio ha percorso in secondi d'arco, uno può calcolarsi anche il moto proprio anno. Quindi, se qui ha percorso, non lo so, supponiamo che abbia percorso un secondo all'anno, in 50 anni ha percorso per esempio 50 secondi d'arco. Ecco, in questa maniera noi, valutando appunto lo spazio percorso espresso in secondi d'arco nell'arco di 50 anni, riusciamo a determinare con una certa approssimazione, chiaramente, il moto proprio annuo del sistema, e di conseguenza anche la direzione del moto proprio, perché il moto proprio può avere
diciamo, un certo valore, ma può essere anche inclinato rispetto al nord, al sud, l'est e l'ovest, secondo determinati angoli. Però per comprendere meglio i movimenti che subisce il fotocentro rispetto al centro di gravità del sistema doppio, io ho rifatto completamente la figura che avete visto poco fa e ho ingrandito, diciamo, soltanto una parte del percorso del fotocentro rispetto alle stelle fisse. Questo per maggiore chiarezza e per poter capire effettivamente quali sono i movimenti delle stelle del fotocentro e del baricentro rispetto allo scenario di stelle fisse. Da questa parte invece viene esposto il metodo matematico con il quale si possono ottenere diversi elementi di tipo astrometrico di questi particolari tipi di binari. Questo è un sistema molto complesso, però vedrò di spiegarvelo in maniera molto elementare, anche se le cognizioni di matematica sono decisamente di carattere universitario. Tuttavia io ritengo che una volta compreso bene il significato del movimento del fotocentro rispetto alle stelle fisse, poi anche l'approccio matematico vedrete che risulterà un pochettino più facile. Comunque sia, anche se non capite l'approccio matematico, l'importante è che capiate come effettivamente si potrebbe risolvere un sistema binario astrometrico avendo un sufficiente numero di osservazioni. Allora, ritorniamo alla nostra figura. Questa figura cosa ci fa vedere? Ci fa vedere il sistema doppio AB che, diciamo, nella fattispecie di Sirio, noi non noteremo questo sistema doppio come un sistema doppio separato, ma noteremo soltanto un'immagine molto luminosa della stella Sirio che si muove apparentemente nel cielo intorno ad un centro di gravità chiaramente invisibile, e quindi il moto poi che ne deriva è un moto sinusoidale, il quale però è sovrapposto a sua volta ad un moto sinusoidale dovuto allo spostamento parallattico del baricentro del sistema Sirio A Sirio B rispetto alle stelle di riferimento. Allora, prendiamo in considerazione il caso in cui noi supponiamo di osservare effettivamente il baricentro del sistema binario astrometrico, cosa che non è possibile perché, come abbiamo sempre detto, il baricentro è un punto invisibile in cielo. Però immaginiamo che ad un certo istante T0 il nostro baricentro del sistema si trovi in questa posizione. Quindi in questo caso noi avremo, diciamo, dal bordo del nostro CCD una coordinata XG0. Ecco, qui volevo ancora ricordare una volta che se noi effettuiamo diverse osservazioni protratte nel tempo, se vi ricordate, dovevamo cercare di idealmente sovrapporre, vale a dire che tutti i frame CCD che sono stati presi nel corso degli anni dovevano essere sovrapposti a determinate stelle di riferimento deboli che si potevano immaginare lontane, molto lontane, e quindi praticamente fisse in cielo. Quindi, fatta questa operazione, quella che avevamo fatto con le costanti di Lastre, se vi ricordate bene, noi avremo praticamente che tutti i CCD hanno un'origine comune da cui partire. Quindi se all'istante T0 il baricentro del sistema di Sirio o di un'altra binaria astrometrica si trova in questa posizione, questo appunto è la coordinata X. Ovviamente ci sarà anche una coordinata Y e sarà YG nel punto 0. Però questo punto G0 sta su un percorso sinusoidale, proprio perché il baricentro di una stella doppia si muove di moto rettilineo uniforme se non avesse moto parallattico, ma essendo di solito delle stelle relativamente vicine a noi, avranno un moto ellittico,
parallattico e di conseguenza un moto rettilineo più un moto ellittico porta questo moto sinusoidale. Ecco, allora in questa maniera noi vediamo realizzato il moto del baricentro del sistema di Sirio. Per adesso facciamo conto di considerare Sirio. All'istante T1 cosa succederà? Succederà che il baricentro di questo sistema si porterà nella posizione G1 e di conseguenza si determineranno delle altre coordinate, ad esempio questa coordinata qui sarà la coordinata X di GD1, quindi riferita all'istante T1. Analogamente ci sarà una simile coordinata secondo l'asse delle Y e sarà YG1. Però cosa succede? Che il sistema doppio all'istante T1 avrà la componente A in questa posizione e la componente B in quest'altra posizione diametralmente opposta al baricentro. Ma dato che noi stiamo prendendo in considerazione un sistema non binario visuale ma binario astrometrico, noi non noteremo la posizione della stella A, ma noteremo soltanto un'immagine che sarà piazzata nel fotocentro del sistema, che come abbiamo detto è nient'altro che il baricentro luminoso del sistema doppio. Quindi noi avremo che all'istante T1 la posizione dell'immagine stellare che osserviamo non sarà centrata sulla stella A come sarebbe se il sistema fosse un sistema binario visuale, ma nel punto F1. Di conseguenza avremo analogamente la coordinata XF1 e ci sarà una coordinata analoga nel caso delle ordinate Y. A questo punto che cosa si tratta di fare? Si tratta di determinare appunto la posizione X e Y nell'istante 1 o in istanti successivi. Quindi quello che poi noi effettivamente osserviamo sarà nient'altro che la posizione del fotocentro nei vari istanti in cui vengono presi i frame CCD. Quindi qui ci sarà un F1, poi tutto il sistema magari si sposterà e quindi il baricentro andrà in questa posizione e la stella A si porterà, per dire, in questa posizione, la B in quest'altra, per cui il fotocentro sarà qui. Quindi quello che noi effettivamente osserviamo su ogni frame CCD sarà la posizione di F1 rispetto a questo scenario di stelle fisse. Ma come possiamo rappresentare ad esempio la coordinata di F del fotocentro all'istante T1? Beh, la possiamo vedere qui, sarà data nient'altro che dalla coordinata del baricentro del sistema all'istante T0 più la differenza di coordinata esistente tra G1 e G0. Più G1 meno G0, ed ecco che noi ci portiamo da questa posizione a questa posizione. Però dobbiamo ancora sommare la differenza di coordinata esistente tra F1 e G1 sull'asse delle X, che sarà data da XF1 meno XDG1. Però questa situazione scritta in questa maniera, come si può anche scrivere? Si può anche scrivere come la stessa coordinata iniziale XG0 al tempo T0 più che cosa? Dato che quando noi prendiamo in considerazione lo spostamento del baricentro, noi avremo una somma di due componenti, vale a dire una componente dovuta al moto proprio e un'altra componente dovuta al moto parallattico. Quindi noi ci possiamo portare nel punto G1 facendo semplicemente questo, che dovremmo sommare innanzitutto il moto proprio in X che si ha tra l'istante T1 e T0, quindi il moto proprio in X per T1 meno T0 più il moto parallattico sempre tra l'istante T1 e T0, che
sarà dato da pi greca, dove pi greca rappresenta la parallasse del sistema, quindi la distanza del sistema da noi, per il fattore parallattico secondo l'asse delle x al tempo 1, t1, e al tempo t0. A questo punto noi ci siamo portati nella posizione g1, però per poter arrivare alla posizione f1 dobbiamo che cosa fare? Fare questa somma, vale a dire sommare questo xf1 meno x di g1. Ma questo da cosa è dato? È dato da questa quantità che è, come abbiamo detto, la distanza baricentro-fotocentro, che se vi ricordate bene è descritta come gamma meno beta. Cioè quindi tra la differenza tra il baricentro e il fotocentro, quindi gamma meno beta, però questo è soltanto un coefficiente numerico rapportato alla separazione angolare del sistema, quindi bisognerà fare gamma meno beta per rho 1, che sarebbe la separazione effettiva della stella doppia tra le componenti A e B, per ancora il seno di teta 1, visto che noi dobbiamo proiettarlo secondo l'asse delle x. Ecco, quindi, come vedete, la coordinata x che noi effettivamente vediamo, osserviamo, del fotocentro della stella A e B, appunto, all'istante t1, sarà questa xf1, che è data da tutte queste componenti.